Zaza, eccoti! Ma state giocando? Che bello! Io voglio ringraziarti che ti sei fermata a casa nostra e avrei veramente bisogno di te ancora per un'ora. Se potessi restare ancora un'oretta a casa nostra perché devo andare a fare una commissione. Cosa dici? Va bene, però io non ho nessuna fretta. Giusto, ragazze? Sì. Ci divertiremo, come ha detto la vostra mamma? Sì. Un sacco! Puoi andare tranquilla, perché io con queste bambine che io li voglio tanto, tanto bene, giocherò un sacco, giusto? Cosa faremo? Guarderemo il telefono. No, non va bene guardare il telefono. Giocheremo, scriveremo, leggeremo le cose che le fanno una bimba. Cantare! Canteremo, balleremo. Vai tranquilla, mamma Elena. Tu canterai e noi balleremo. Va bene, va bene. Ragazze, mi raccomando, dovete fare brave e vedrete che vi divertirete un sacco. Adesso io devo scappare. A dopo! Ciao, fate brave, mi raccomando. Sì, mamma, tranquilla, faremo brave. Ciao! Ciao! Vi dico un segreto, però solo a voi. Non dovete dire niente a Erika e neanche a Vanessa. Come ben sapete, il 23 marzo è il compleanno di Vanessa e adesso sto andando a comprare tutti i preparativi e organizzare la festa, perché devo guardare il locale, devo vedere quale torta preparare. Lei vuole tutto a tema sirena o unicorno, però vedremo cosa troverò. Nei prossimi video vedrete i preparativi, andremo a comprare il regalo e scarderemo tutti i regali che riceverà per il suo compleanno. Adesso scappo. A few moments later. Cosa state facendo? Ragazze, io vado fino in bagno e voi non mi dovete disturbare perché ho una cosa molto importante da fare e lo sapete bene che non si sbirriccia alle porte, chiaro? Va bene, Zaza. Ottimo. Subito che la mamma deve arrivare fra poco. Pronto? Sì. Ascoltami, ti devi sbrigare perché le bambine sono rimaste con me da sole a casa. No, la mamma Elena è uscita fuori. Più o meno un'ora. Ti devi sbrigare. Sì. Devo pensare al piano. Lo so. Sì, ti ho detto che li dobbiamo rapire. Non lo so, li devo legare. Perché urleranno! Adesso non vuoi le tic-tac? Sì. Che colore vuoi? Fucsia. So fucsia. Quanto no, ne vuoi? 5. 5. 5. Di tutti i colori? Sì. Sì. 1, 2, 3. Grazie. E ne prendo quante ne escono. Ce ne sono due. Te ne metto anche a te tante? Sì. Vedi quante sono? Oh, che bello! Senza la mamma possiamo mangiare quante ne vogliamo di caramelle. Sì. Finalmente che possiamo mangiare tante quante ne vogliamo, tantissime. Vanessa, qualcosa non c'entra. Perché rimane tutto questo tempo in bagno? Boh, non lo so, andiamo a sbrigarlo. Come farò? Ma un piano! Ascoltami attentamente. Devo prendere quella più grande, la devo legare, le devo coprire la bocca e dopo quella piccola... Parlando di noi. No, aspetta, hai ragione. Si scappa veramente quella piccola. Come faccio? Come faccio? Sì, sei un genio! Bravo! Allora, ascoltami attentamente.
prenderemo le bambine, tipo dico, giochiamo a nascondino, sì, e prendo una con me, che sarà quella più grande, Erika, e diciamo, 1, 2, 3, quella piccola va a nascondersi, è il momento giusto di prendere quella grande. Le copro la bocca, le leggo le mani, i piedi, e non potrà fuggire, non potrà chiamare nessuno, no? La sua mamma non c'è, lo sai bene. Oh, ha detto che ci vuole rapire. E dopo cosa faccio? Prendo la piccola, la leggo, la metto da una parte e basta, è tutto a posto. Scendi dalla macchina, sali le scale, le carichiamo e il piano è perfetto. Legarci anche le mani e i piedi. Cosa? Dobbiamo chiamare subito la mamma. Onestamente dobbiamo chiudere la porta, se no entra anche qua. Io tanto vado a prendere te. Ok. Non rispondi, ma se ci riempirà. No, cosa dobbiamo fare? Mi ricordo che la mamma, quando non si riusciva ad addormentarsi, si metteva una polvere e si addormentava. Lo possiamo dare a lei? Sì. Così si addormenta e quando si sveglierà si troverà legata. Sì, una bella idea. Andiamo. Okay. E mettiamo scotch in bocca? Sì, così. Così non può parlare. E non dice aiuto, aiuto, aiuto. E noi me la salviamo. Sì. Se lei ride, non la togliamo tutto quello che c'è da lei. Dove sarà la mia piccina? Lì su, di salotto la mamma. Una cosa importante, mettila tutta. Un po' di acqua. Vuoi che tengo il bicchiere? Sì, certo. Alzalo un po'. Mi smetterò di fare. Ma come le possiamo dare l'acqua con la medici? Ah, lo so. Tipo le diciamo, sei molto carina, ti vogliamo tanto bene, hai sete per caso? E lei dirà di sì e si addormenterà. Sì, lo alzeremo, lo metteremo seduta, qui lo legheremo, gli legheremo le mani così e lo metteremo lo scotch. Bella idea. La portiamo a casa sua? No. La portiamo. Così dopo chiamiamo la polizia e lo mettono in prigione. Sta parlando ancora di noi. Vanessa, noi siamo più forti di lei. Ok? Sì. Ha fiducia di me, ok? Sì. Raga? Che c'è? Cosa state facendo qua? Stiamo facendo... Ho un'idea! Molto, molto bello! Giochiamo a nascondino come l'altra volta! Ma no, hai sete? Sì, guardate, c'è... Mi avete letto i miei pensieri! Avete preparato l'acqua per me? Dai. Wow! Sì, mamma mia! Che te sei la più bella babysitter del mondo e più brava! Ma veramente ragazzi, ma quanto siete dolci, grazie. Questo bicchiere d'acqua ragazze ci stava, volevo veramente tanto. Ma perché mi guardate così? così perché sei bella. Sono bella, che bello sentire queste cose perché da me. Perché è rossetto.
Vi piace il mio rossetto? Che sei truccata. Sì, sì, vi piace? Dai, muoviamoci. È rosso come i tuoi capelli? Mm-hmm. Avete indovinato? Dai, muoviamoci perché... Ma... Sono perché no? Ma cos'ho? Che dobbiamo giocare? Sì, dobbiamo andare a giocare. Ma io mi sa che ho sonno. Ho sonno e devo dormire. E secondo me mi dormo qua sulla tavola. Mamma vuole andare a letto a dormire. Mi giro la testa. Vedo due scalì e due parenzali. Cosa mi avete dato da bere? Una pozione! Mi devo sdraiare. Vieni in gelato a dormire. Proviamo da dare i pizzicotti, vediamo se dorme stretto. Leghiamola e andiamo. Prima le mani, puoi tenergli le mani così? Sì. Vediamo se rimane così. Lasciale così, dritte. Tieni qui giù. Anche la bocca dritta che si vede. Ma il rossetto si pulisce. Vabbè. Tanto che il porto andrà in prigione. In prigione non deve essere bello. Ehi, mettiamo e le gambe. Tieni le mani strette. Prima che si svegli. Può essere come una sirena. Perfetto. Eccolo. Tra poco si sveglia. Vediamo se... Sì. È meglio di chiamare la mamma, sì. Però non ci importa, se non ci risponde chiamiamo il papà. Sì, forse ci risponde, loro chiameranno la polizia. Non risponde, chiamiamo il papà. Cosa facciamo? Forse la mamma non ha il telefono e il papà sì. Papà? Puoi venire subito a casa. La babysitter ha detto che ci vuole rapire e ci vuole legare. Le abbiamo dato la polverina che la beve mami quando non
ci riesce a addormentarsi e lei non si sveglia più, quindi l'abbiamo legata, gli abbiamo dato quell'acqua e si è addormentata, ok papi? Puoi venire subito. Ok, grazie, ciao. Cosa ha detto? Che viene subito, tra 5 minuti, ok? Forse chiamare, finalmente che possono chiamare anche la polizia. Sì, c'è. Vanessa, io vado a prendere la borsa, tu stai lì con lei. Okay. Se si sveglia fai rumore, ok? Ora, vai. Ok. Svegliati! 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 Non vediamo. Si sveglia! Vabbè, intanto abbiamo rubato la borsa. Possiamo chiamare? O battare? I nostri documenti hanno rubato! Vediamo se sono i nostri documenti. No. Che documenti sono? Li vediamo. Questo è di papi. Questo è di mamma. Cosa è successo? Tutto bene? Sì. Erika, tutto bene? Sì. Ti ha fatto qualcosa? No. Ha detto in bagno. Ha chiamato una persona. Sta dormendo? No, non l'ha già fatta addormentare. Ha polso? Sì. Avete fatto bene. Vanessa, tutto bene? Ma siccome si è addormentata, gli abbiamo dato la polverina che... Va bene, adesso non importa, bene che voi state bene. Ma come non ci siamo accorti? Bisogna chiamare. E dov'è mamma? Dov'è mamma? Pronto? Polizia? Urgente, abbiamo una ladra in casa. Sì. Via dell'artigianato 22, Peschiera del Garda, sì, urgente. Allora, Erika, io la porto via di casa, ok? Ok. Voi state fermi qua, prova a chiamare di nuovo la mamma, va bene? Arriva la polizia, è arrivata la polizia! Finalmente. Ma è pesante. Ti aiuto. Ok. Anche io ti aiuto. Dai, aprimi la porta. Attenta, mi sbatti con la testa. Oh.